Siamo qui ancora. Volevo dirvi questo, che quando ho accettato di fare il direttore artistico del Festival di Sanremo, uno tra l'altro mi ha incontrato, mi ha detto complimenti, ho visto che ti hanno fatto dittatore artistico del Festival di Sanremo, che la cosa non sarebbe spiacevole. Ti dicevo che quando ho avuto così questo incarico molto onorevole ma anche oneroso, ho pensato di portare al Festival di Sanremo anche la parola. Sapete, come ho detto all'inizio, le canzoni sono fatte di musica e parole. Le parole sono importanti, non solo le parole cantate, ma le parole dette. E proprio per questo, ve lo dicevo all'inizio del festival, io ho voluto accanto Pierfrancesco Favino. Grazie. Dittatore, io la ringrazio. Io avrei voluto cantare e ballare. Lo fanno tutti. Ma no, il direttore, la RAI, mi hanno detto che io ho un ruolo preciso, che è quello di portare la cultura a Sanremo. Qua è un po' pieno di trappole, perché è pieno di note lasciate dal 50. Io poi le so tutte. Io mi attengo. Lo metto in dubbio. Assolutamente. Al ruolo però che Pier Francesco sei qui proprio, lo sai, no? Fin dall'inizio. No, mi hanno detto che devo fare una cosa alta, nel senso di impegnata, colta, però deve essere anche larga, nel senso che essendo in televisione debba arrivare a tutti, e dovrebbe essere anche corta, quindi devo fare una cosa alta, larga e corta, una cosa brutta, diciamoci le cose come quella. Però mi attengo a quanto... Un coso. No. Stiamo perdendo un'occasione, secondo me, perché... Cantizio, però questo è proprio il momento, il tuo momento. Io comunque a questo punto avrei pensato... Cosa farà? Avrei pensato ad una poesia, uno degli autori italiani più importanti, alto, Leopardi, era alto. Non si vedeva, però. No, era un problema di postura, però già sdraiato era alto. Sì. Per l'epoca poi era alto, largo lo conoscete tutti, corto non posso proprio garantirlo, però due dimensioni su tre mi sembra già una bella cosa. Quindi se lei me lo consente, io chiederei al maestro Filardo. Bravo il maestro Filardo. Maestro, se vuole... Cosa farà il maestro Filardo? Il maestro un Filardo... Commento? Un commento? Stende tappeti quando può. Ah, il tappeto fa. Se mi fa un tappeto. Bene. Pier Francesco Favino, nel momento culturale, quello delle parole. Grazie. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando l'anno, il giorno, l'ora in cui forse tu mi lascerai. Se vuoi... Francesco, lo senta. Ma era il momento della parola. Mi è scappato, le chiedo scusa. Filardo, mi ha fatto partire la maraca. Ah, è colpa di Filardo? Filardo con sei maracas. No, non è solo colpa di Filardo, è anche un po' responsabilità mia. Mi cospargo. Però lei sia fermo con le maracas. Io mi cospargo il capo di cenere, cambierei poesia, resterei su Leopardi, se lei mi consente. Sì. Allora riprendiamo con Leopardi, Pier Francesco Favino e pure Filardo. No, infine, non me lo tratti male, la prego. Va bene. Pier Francesco Favino. Grazie. Filardo. Però lo vede che lei mi fa le trappole? Lo vede che lei mi fa le trappole? Lasciamo il tappeto, facciamo un altro tappeto. Sempre caro mi fu quest'ermo colle con le pinne, fucile, d'occhiali sulla spiaggia bruciata dal sole. Ci scambiamo dell'acqua salata. La sa, lo vede, lei. Però Pier Francesco, la seconda volta. È colpa di Filardo. Colpa dittatore, me ne faccia fare un paio. Le so tutte. Ma tutti cantano. Ma io le posso fare. Appunto, io nelle prossime quattro serate la morbo, la lieto con tutta la cultura. Deve parlare, deve recitare. Io parlo con va bene, una, che sia una breve, brevissima. Perché così m'opprimi a me. Brevissima. Non sono libero. Filardo, brevissima. Fare ciò che sento, mi angoscia questa cosa. Non riesco a liberarmi, da questa vita mi disturba, sai.
tutte le canzoni di Sanremo, proprio questa? Ah, no, non ci ho pensato. Io c'avevo una canzone a disposizione, ma adesso che quale faccio? Che faccio? Donne, tu 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 da da da, il mio nome sarà su navi per mari. Confusione sarà perché ti amo e tu la vola, colomba bianca vola. Diglielo tu che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore matto che ti segue ancora. Ancora, perché io da quella sera, vieni, vieni, son qua, son qua, son qua, solo per innamorarsi, basta un'ora che sei stata innamorata di me. Ed ancora sei romantica, amarti è un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per Facciamo una cosa, così chiudiamo, facciamo una cosa sola. Namaste! Namo pie! Namo! Gliel'ho già detto che ballicchio!